Cari telespettatori, benvenuti a questo appuntamento con Calabria Sud. Siamo in clima elettorale, ci sono i nuovi sindaci. Quest'oggi abbiamo voluto invitarne tre tra le maggiori città dove si è votato. Io ve li presento, uno sta arrivando e naturalmente si tratta di giovani, e non voglio dire diversamente giovani, ma giovani. Ecco, avete già visto Giuseppe Fontana, neo sindaco di Locri, grazie per la presenza in studio. E poi alla mia sinistra vedete il neo sindaco di Gioiosa Ionica, Luca Ritorto, benvenuto. Grazie. Allora, questi due nuovi sindaci, lo possiamo dire ai telespettatori, qualcuno lo saprà del loro paese, altri non lo sapranno, erano entrambi vice sindaci di una coalizione uscente, quindi conoscevano bene l'attività amministrativa, hanno governato con la loro coalizione, diciamo così, per 10 anni, sindaco Fuda, Gioiosa Ionica, sindaco Giovanni Calabrese a Locri per 10 anni, e poi naturalmente si è andati alle urne. Il responso è stato favorevole sul loro nome, una percentuale nel caso di Locri del 56%, quindi maggioranza assoluta, tenendo conto che c'erano anche tre liste. Quindi. Mentre Gioiosa Ionica avete avuto la percentuale qual era? Del 64%. Del 64%, circa. Però erano due liste, quindi diciamo che c'è stata meno spartizione di voti. Entrambi con tanta voglia di lavorare e sono messi subito al lavoro, noi l'abbiamo visti questa sera. Fra poco arriverà il sindaco di Bianco, un nome noto, perché se non altro del noto stilista Gianni Versace, fra poco sarà nei nostri studi, lo tolleriamo perché viene da più lontano, qualche chilometro in più. Naturalmente oggi sarà una serata per riepilogare quello che è accaduto e raccontare come è stata questa campagna elettorale e poi conoscere bene questi nuovi primi cittadini che ancora, diciamo, nonostante l'esperienza amministrativa, visto che erano entrambi vice sindaci, il ruolo di sindaco lo sappiamo bene, è tutta un'altra cosa. Allora, io partirei subito con Giuseppe Fontana, alla mia destra e alla vostra sinistra. Allora, Locri è una città difficile, l'abbiamo visto, una campagna elettorale aspra, dobbiamo dirlo, con colpi di scena, intendiamo con una dialettica molto alta, lei me l'ha detto confidenzialmente, lo dico io, ha dovuto iniziare questo mandato con una querela nei confronti di un candidato, perché insomma l'aveva, da quello che risulta, l'aveva offesa, quindi è stato costretto a procedere in tal senso. Insomma, bisogna ora voltare pagina e cercare di guardare alle cose, diciamo, quelle giornaliere, ed evitare, no? un contrasto aspro che aveva caratterizzato certamente una campagna elettorale che poi alla fine non è stata indubbia, nel senso i cittadini hanno deciso con forza. Voi avete avuto il 56%, con uno stacco, mi pare, sul secondo di 2000 voti, circa. Quindi le più ampie previsioni mi pare che non siano arrivati a questo pronostico, no? E dunque sì, condivido diciamo gran parte della tua presentazione. È stata una campagna elettorale che è iniziata con toni pacati, poi mano a mano che andava avanti invece i toni si sono inaspriti, e di questo me ne dispiaccio, anche perché considero che la città e i cittadini hanno bisogno di ascoltare programmi, hanno bisogno di sapere quanto e cosa vogliamo fare per far crescere la città, mentre le questioni invece personali, gli attacchi, il rancore, il livore non porta da nessuna parte. Sono fiero ed orgoglioso della mia squadra che ha saputo resistere ripetutamente alle varie provocazioni, anche quando le provocazioni purtroppo hanno preso la triste deriva dell'insulto. È chiaro che la città ha risposto in maniera abbastanza netta e chiara. La città vuole essere amministrata, vuole vivere serenamente, e quindi ha preferito certamente chi ha condotto una campagna elettorale in maniera garbata e pacata piuttosto che alle invettive. Purtroppo io oggi ho dovuto tutelarmi,
perché va bene la contrapposizione politica, poi però secondo me quando si intaccano alcuni valori, quando si parla di famiglia, io non consento a nessuno di farmi insultare, va benissimo qualsiasi discorso dal punto di vista appunto amministrativo, gestionale, politico, lo accetto, ma non accetto poi che si superi il confine. È chiaro che insomma è stata, diciamo così, una necessità per mettere in chiaro determinate cose. Noi naturalmente ci auspichiamo che ci sia un confronto sempre dialettico, perché è il sale, diciamolo così, della politica e la dialettica, però è chiaro che poi bisogna concentrarsi nelle cose importanti e semmai cercare di dibattere e portare al centro l'attenzione agli interessi dei cittadini. Assolutamente. Che sia maggioranza che opposizione dovrebbero tutelare, no? Ho già detto in sede di proclamazione, molto brevemente, che mi farebbe piacere girare pagina, pensare agli interessi della città, e mi piacerebbe che su tematiche particolari, su problemi particolari, ci fosse la massima condivisione o quantomeno la volontà di sedersi intorno a un tavolo, dentro una commissione per esempio consigliare, e discutere di queste cose in maniera molto civile. Poi è chiaro che ognuno mantiene la propria posizione, è giusto vigilare, è giusto fare l'opposizione, però determinati atteggiamenti vanno combattuti, e io sono invece per il dialogo, sono per la condivisione delle problematiche e per la risoluzione appunto dei vari quesiti che ci verranno posti. Allora, Luca Ritorto, anche tu giovane, del 75, vero? 75. Quindi un'esperienza fatta dagli albori con Salvatore Fuda, provenienza politica opposta a quella di Fontana, estrema sinistra, qui parliamo della destra, qui parliamo della sinistra, anche se, lo ripeto, l'ho sempre detto, lo vedranno i telespettatori, anzi i cittadini delle due comunità, i due sindaci hanno tanto in comune. Luca, tu da quell'esperienza che hai maturato insieme a Salvatore Fura, dai primi momenti, diciamo, no? Militante di Fondazione, mi pare, no? Sì. Hai visto quanto è difficile anche amministrare, a volte le ideologie nelle piccole comunità vanno messe da parte, oppure diciamo si trasgredisce a quelle regole ideologiche che spesso noi ci formattiamo per dare spazio poi, come dicevamo prima, alla responsabilità, perché un sindaco deve essere responsabile, deve andare al di là della propria ideologia per il bene della comunità. Assolutamente, è stato un percorso che è partito da lontano, da quando insieme a tanti altri, anche di provenienze diverse, abbiamo una decina di anni fa pensato di concentrarci su un ambito che fosse quello appunto del comunale, creando il movimento Gioiosa Bene Comune, che è il movimento che ha con guida di Salvatore Fuda per 10 anni governato la comunità, e che continuerà a farlo adesso anche per i prossimi 5 anni. Dentro quel movimento civico c'erano e ci sono ancora oggi, e di questo sono felicissimo, delle sensibilità diverse e delle esperienze diverse, chiaramente accomunati da valori di fondo che sono per tutti noi uguali. È stato un percorso ed è un percorso che io credo molto interessante, complesso da gestire chiaramente, ma che credo in questi 10 anni abbia dato tanto, non solo dal punto di vista amministrativo a Gioiosa Ionica, ma anche dal punto di vista politico, dal punto di vista della sensibilità dentro la comunità, dal punto di vista sociale. Io di questo sono felicissimo e sono orgoglioso di poter in qualche modo raccogliere questo testimone. Come si diceva prima... Com'è stata la campagna elettorale? Ma è stata una campagna elettorale, io credo, abbastanza serena, con qualche legittima conflittualità, alzata di toni sul finale, ma io penso di poter dire che rientri tutto nella fisiologia della dialettica politica, che è bene anche che ci sia. Devo dire che, avendo visto qualche altra campagna elettorale, ne ho viste di peggio, cose così la posso dire con una battuta. Questa è stata una campagna elettorale tutta sommato serena. Di rischiare di perdere. C'è sempre un po' di paura in chi si candida. Io credo che io ho sempre predicato in questa alle donne, agli uomini che stavano con me, ho sempre predicato grande prudenza.
C'era grande fiducia, ero molto fiducioso perché sentivo che il clima del paese era comunque un buon clima, che la valutazione che la comunità faceva sull'operato dell'amministrazione comunale era nel complesso, pur con qualche criticità, che legittimamente abbiamo anche ammesso. Io pubblicamente l'ho ammesso anche nei confronti e ho detto che c'è un percorso che ancora va completato su alcune questioni. Però eravamo fiduciosi, ero fiducioso. Devo dire che il risultato forse mi ha un po' sorpreso dal punto di vista quantitativo, però sulla vittoria eravamo molto fiduciosi, anche se un candidato sindaco non deve mai dare per scontato assolutamente nulla. Come si dice, le urne sono misteriose perché esatto, non si sa mai. Possono riservare sorprese, in questo caso il clima era positivo e poi comunque la conferma c'è stata. Immaginavi anche una vittoria così netta? No, così netta no, però sentivamo che diciamo c'era un clima positivo, soprattutto negli ultimi poi 10 giorni, devo dire la verità, magari qualche paura all'inizio, perché all'inizio delle campagne elettorali non sai mai poi quando cominci a confrontarti con i cittadini quello che trovi. Noi abbiamo trovato giustamente anche delle critiche legittimamente, però non abbiamo mai trovato nella comunità grande ostilità, e questo lo voglio sottolineare perché secondo me è segno anche di grande maturità di chi fa una valutazione, come è giusto che sia, che dice chiaramente agli amministratori: beh, su questi aspetti ancora non ci siete, ed è utile anche a noi amministratori per poter fare meglio, ammesso che si possa fare meglio dopo diciamo 10 anni di Salvatore Fuda, che credo si possa dire ha raggiunto ottimi risultati, si possa fare meglio anche nei prossimi 5 anni. Io direi, così partiamo da Gioiosa Ionica e poi andiamo a Locri, di ripercorrere anche i momenti di vittoria particolare che probabilmente non vi siete gustati, perché insomma c'era un mix di tutto. Ecco, allora io direi di mandare un servizio riepilogativo che abbiamo poi utilizzato anche nelle nostre news. Partiamo da Gioiosa Ionica, quindi vediamo come abbiamo dato questa notizia di questa vittoria, con le interviste, le esultanze delle persone, così insomma condividiamo insieme questa cosa. Quindi linea alla regia e poi torniamo in studio, torneremo poi da Peppe Fontana per Locri, perché addirittura Locri una sfilata, mi hanno detto, di auto, gente che usciva dai ristoranti, una festa. Abbiamo esternato la gioia, ed è giusto quello così, che avevamo dentro. È giusto così, ma vi hanno dimostrato anche tanto affetto, molto, mi pare di capire. Molto, sì, molto. Inaspettato forse. Lo notavo dalla gente che si affacciava dai balconi e ci salutava in maniera festosa. Presenti sempre i tuoi figli sempre, accanto a te. Sempre. Abbiamo visto inamovibili. Fra poco li vedremo. Li ho trascurati per tutti questi anni, però in questa occasione li ho voluti. Li vedremo ora nei servizi, perché tante occasioni erano là accanto a te. E sono serviti anche di incoraggiamento, penso. Molto, perché avere i figli vicini, per i genitori. Per me sono tutto. Quindi. Andiamo con Gioiosa Ionica. Sarà ancora gioioso e bene comune a guidare il paese di Gioiosa Ionica. Questo è il risultato scaturito alle urne, un risultato chiaro visto che le 2515 preferenze hanno portato un distacco di 1130 voti dalla lista Costruire Insieme. Un risultato simile a quello di 5 anni fa, quando il distacco fu di 1061 voti. I cittadini hanno quindi scelto la continuità, premiando il lavoro fatto in questi anni da Salvatore Fuda e dai suoi consiglieri, che avranno altri 5 anni per continuare il loro lavoro. Il nuovo sindaco sarà dunque Giuseppe Ritorto, che dopo 10 anni prende il posto di un Fuda protagonista a suon di preferenze. È un proprio trionfo personale. Il sindaco uscente è stato infatti il più votato in assoluto, con 884 preferenze. Premiata altresì la scelta di Gioiosa Benecomune di candidare i consiglieri uscenti, che sono stati quasi tutti confermati, con la sola eccezione di Maurizio Zavaglia. Trovano un posto in consiglio comunale l'assessore al bilancio uscente Loredana Calabrò, il segretario del circolo del PD Enrico Tarzia, Giulio Papandrelli di Ritorto, come 5 anni fa la prima dei non eletti è stata Marisa Femia con 271 voti. La lista Costruire Insieme, che sosteneva la candidatura di Domenico De Pino, ha ottenuto 1385 preferenze e la prima eletta è stata Marcella Crippo. Siederanno in consiglio con lei Carmenzita Logozzo e Vincenzo Mazzaferro. Il primo dei non eletti è stato Fabio Mesiti. È uno Giuseppe Ritorto molto provato dalla campagna elettorale, ma felice, quello che abbiamo intervistato dopo la vittoria.
Eravamo fiduciosi di poter vincere, dice, ma il risultato è andato ogni oltre aspettativa, perché come tutti sappiamo le elezioni sono sempre un'incognita. Questa è la dimostrazione che alla fine il lavoro paga. In questi anni abbiamo fatto tanto e la nostra comunità ce l'ha riconosciuto, premiandoci con un voto chiaro ed irrequivocabile. E un Giuseppe Ritorto molto provato dalla campagna elettorale, ma felice, quello che abbiamo intervistato dopo la vittoria. Sentiamolo. C'era grande fiducia, ma non sottovalutavamo nulla, avevamo grandi speranze. Credo che il paese abbia risposto, e abbia risposto alla grande con un voto inequivocabile e nettissimo. Agli avversari cosa si sente di dire, e soprattutto da dove inizierà Movimento Bene Comune da domani? Ma non mi sento di dire nulla di particolare, solo che forse il paese che hanno raccontato in questa campagna elettorale non esisteva, esisteva solo per alcuni. Ma al di là delle polemiche, che sono pure fisiologiche in campagna elettorale, noi da domani dobbiamo ricominciare a correre come abbiamo sempre fatto in questi anni, e lo faremo ancora. A chi dedica questa vittoria e poi questo risultato di oltre 750 preferenze di Salvatore Fuda? Se lo aspettavo, era un grande risultato personale dell'ex sindaco ormai. Ma a chi la dedica? A questo popolo straordinario che è qui, che si è fatto sentire. E vedete l'ovazione tutta per Luca Ritorto, che diventa così il nuovo sindaco di Gioiosa Ionica. C'è tanto lavoro da fare, da proseguire soprattutto. C'è tanto lavoro da proseguire, come abbiamo detto in campagna elettorale. Abbiamo una squadra forte, io sono convinto che continuerà a fare bene come ha fatto in questi 10 anni sotto la guida di Salvatore Fuda. Domenico De Pino ha accettato la sconfitta, dimostrandosi pronto a un nuovo ruolo di consigliere di opposizione, visto che nelle due precedenti occasioni era stato sempre eletto tra le file della maggioranza. Sentiamo anche De Pino ai nostri microfoni. Stiamo parlando di politica, stiamo parlando di programmi, di progetti. Ovviamente noi abbiamo presentato il nostro. Se la situazione si può anche allineare ancora, perché non è detta ancora l'ultima parola, siamo a metà del percorso. Se dovessimo perdere, noi faremo opposizione, è un classico, è una risposta che chiaramente è d'obbligo in tutte le competizioni elettorali, e vuol dire che chiaramente noi faremo i nostri passi da minoranza e tireremo sempre fuori quelle che sono le precarietà del territorio. Ovviamente ci siamo messi contro un'amministrazione ormai con 10 anni di attività, e quindi chiaramente era un percorso in salita. Ma diciamo che noi di Sprecciatina ne abbiamo fatte pochissimo, se vogliamo, e la storia parla, perché è ovvio che siamo usciti fuori indenni come immagine, come conduzione della campagna elettorale. Abbiamo subito tante situazioni, non per ultima quella in piazza di venerdì, pazienza, ognuno è padrone delle proprie azioni, ognuno è padrone delle proprie idee. Ovviamente noi non abbiamo nulla da vergognarci, né in campagna elettorale né abbiamo fatto degli attacchi personali, quindi su questo siamo vincenti. Allora, avete visto questo servizio dedicato a Gioiosa Ionica, simpatico, una scheda che ha dato l'idea di quello che è stato. Abbiamo rivisto insieme al sindaco, che è qui accanto a me, e così un'impressione su quello che hai visto. Ma c'era grande euforia, come si è visto un po' dalle immagini, ma credo che questo accomuni un po' tutte le comunità quando si vota. C'è voglia anche di partecipazione. Io questo dato vorrei sottolineare, perché spesso si dice che la politica è distante, o meglio che i cittadini sono distanti dalla politica. Sì, in parte è vero, ma io credo che quando ci sono poi delle proposte politiche credibili sul territorio, credo che invece è esattamente il contrario, che invece le persone vogliono partecipare, vorrebbero partecipare non solo nel momento elettorale, che è quello che
diciamo, culmine per la democrazia, ma anche durante i 5 anni. Questo è un dato che ci dà una grande responsabilità, perché c'è una responsabilità di amministrare le comunità, ma c'è anche una responsabilità politica di dare spazio a chi vuole partecipare attraverso varie forme alla vita della comunità, ed è un dato che credo che ogni buon amministratore dovrebbe sempre tenere presente. Ci siamo impossessati della fascia? Ci siamo impossessati della fascia, che è una fascia che pesa, come giusto che sia, che dà una grande Fontana se l'era presa già da qualche mese. Lui se l'era già presa da qualche mese, aveva già fatto una palestra e quindi forse riesce già a gestirla meglio, però dà delle belle sensazioni, ma dà anche una grandissima responsabilità, come giusto che sia. Intanto voglio salutare, che è arrivato nei nostri studi, il sindaco Giovanni Versace, o Gianni, come è noto stilista. Ah, tutte e due, dai. Tutte alla Nagra che sono Giovanni, ma sono tutti quanti. Per gli amici Gianni. Gianni, è un nome che nessuno dimentica, no, diciamo così, è difficile. Sindaco, com'è andata a Bianco? È stata una campagna elettorale dura, iniziata a toni bassi, ma poi verso la fine si è incattivita un pochino. Poi per uno come me, che non ha mai affrontato le campagne elettorali... La prima volta? No, non è la prima volta da candidato, però è la prima volta con la responsabilità della candidatura a sindaco, quindi è stata dura. Però alla fine la vittoria ci ha sicuramente ripagati tutto il sacrificio. Una vittoria che, tra l'altro, che è venuta contro il pronostico della prima ora, voglio dire, dall'altra parte avevamo un avversario ben organizzato. Ecco, a lei è sfuggita una cosa venendo qua in studio, lei mi ha detto avevamo tutti contro. Che cosa intendeva con quel tutti? Eravamo tutti contro perché avevamo innanzitutto l'amministrazione precedente, voglio dire, al completo, tranne tre fuoriusciti, ma che fuoriusciti da parecchio tempo, non all'ultimo minuto. In più avevamo contro, voglio dire, il PD, che fino a qualche giorno prima della presentazione delle liste era con noi e aveva avuto un ruolo importante nell'organizzare, voglio dire, la... E quando parla di PD parla di Aldo Canturi? No, quando parlo di PD in generale. Di cui fa parte Aldo Canturi, l'ex certo, diciamo. Che nella prima fase, voglio dire, essendo vicino al candidato Ceratti, ovviamente è stato fuori dal PD. Però poi quando il PD ha deciso, la segreteria del PD ha deciso di virare all'ultima ora, di virare verso il candidato Ceratti, ovviamente si è... Perché l'hanno abbandonata, secondo lei? Secondo me mi hanno abbandonato perché, trovando un pretesto, l'ho detto nei vostri studi, voglio dire, il pretesto è stato quello hanno richiesto il vice sindaco in un momento in cui la coalizione era ancora in costruzione, in cui tutti quanti i partecipanti della coalizione avevano affermato chiaramente che non eravamo sufficienti per affrontare, voglio dire, l'avversario, e quindi secondo me non si potevano dare fare queste promesse. Assolutamente no, anche perché avremmo fatto desistere qualche volenteroso. Quindi ho detto di no e loro l'hanno presa a pretesto, ma in realtà sicuramente c'era qualche disegno organizzato fuori alle spalle dei cittadini di Bianco, fuori da Bianco, sicuramente nella segreteria provinciale, perché questo si è visto, è dovuto venire il segretario provinciale, addirittura forse per la prima volta, almeno a Bianco per la prima volta, a convincere la segretaria a candidarsi con il candidato avversario. Poi si è candidata. Certo che si è candidata. Quindi, diciamo, c'era tutto l'interesse. Quale partito invece era vicino a voi? Di partiti non ne avevamo, avevamo soltanto delle simpatie di qualche esponente politico, non sono mancati, voglio dire, gli endorsement, no, anche del PD, qualche esponente importante del PD ha dato il suo endorsement già dalla prima fase, già dal momento dell'abbandono, e abbiamo avuto pure buoni accordi anche con consiglieri regionali, anche di centrodestra, sì. Diciamo che politicamente eravamo coperti. Non c'era certamente Crinò dalla sua parte, consigliere regionale? No, Crinò era con Ceratti pure, quindi voglio dire, Crinò l'abbiamo avuto ostile, hanno avuto un accordo. Certo, l'hanno tenuto segreto parecchio tempo, anche nei vostri studi. Mi pare che il mio candidato avversario, cioè il candidato avversario, non si è guardato bene dal citarlo, voglio dire,
però c'era, c'è stato, è stato sul territorio. Allora lei ha detto giustamente, abbiamo vinto contro tutti. Mi pare, voglio dire, il senta, non ci neghiamo che Bianca è una realtà difficile, lo sappiamo bene, lei probabilmente da sindaco sentirà anche questo peso, no? Nel senso, a livello gestionale, è una città che è stata commissariata, una città che ha bisogno di dare tante risposte ai cittadini, un'amministrazione comunale che deve dare tante risposte, perché insomma è evidente che non è stata negli anni una gestione quella, diciamo, che ha dato troppi consensi, no? Anche perché insomma sull'ambiente c'è tanto da fare, è una città turistica che merita sicuramente di raggiungere altri obiettivi. Lo sente questo peso e come pensa così di partire? Quale sento il peso innanzitutto per i miei limiti personali, perché io non amo molto mettermi davanti alla scena, voglio dire. Quindi siete in tre oggi. Forse i colleghi hanno più esperienza di me, voglio dire. Sì, forse loro sì. Si sono abituati. Io hanno avuto qualche mese in più. Io ho messo pure la fascia e per me è stato veramente... L'ha presa la fascia? Sì, l'ho presa. Ieri? Me l'hanno data e io l'ho presa. Chi gliel'ha consegnata? Il segretario comunale. Consegnata il segretario comunale, quindi l'ho messa. No, Bianco viene sicuramente chiude un periodo sicuramente di preoccupazione. Il periodo commissariale effettivamente ha scollato ulteriormente il rapporto tra il cittadino e l'istituzione. Legge anche questo nel voto che ha ricevuto? Assolutamente sì, anche perché ritengo che i cittadini mi hanno dato fiducia, anche perché non hanno capito anche l'alleanza strana, voglio dire, si sono trovati insieme. Lei dice un miscuglio di forze politiche le ha confusi del tutto, hanno preferito andare su chi conoscevano. Assolutamente sì, hanno scommesso, voglio dire, più che altro sul rinnovamento. Io in quel momento rappresentavo il rinnovamento, anche perché, voglio dire, io ho un'esperienza amministrativa brevissima di 5 mesi appena, nel 2009, ormai 14 anni fa, quindi la gente si è dimenticata, mi sono dimenticato io, figuriamoci. A me viene da ridere, sa perché, sindaco, che spesso quando si è eletti ognuno dice io ho un riferimento, il politico. No. Io ho pensato che lei si è bisticciato con la sinistra, con il centro-sinistra, con il centro-destra, tutti opposti. Voglio sapere ora dove andrà. Però io ho ricevuto sostegno anche da qualche senatore, da qualche deputato pure. Mi hanno telefonato inaspettatamente, voglio dire. E le ha fatto piacere. Certo, assolutamente. Telefonate anche dalla città metropolitana. Io credo, io ho percepito fuori da Bianco, nelle istituzioni, una certa vicinanza, voglio dire, nel nostro progetto. Quindi lei dice quell'alleanza è nata tutta a Bianco, c'è stato qualcosa a Bianco che ha spostato... Una, diciamo, parte di quell'alleanza è nata fuori, questo è nata fuori, questo che mi dispiace. Non sono stati i solo bianchesi a decidere quella coalizione. Cioè, noi avevamo costituito una coalizione formata da 6 gruppi. Alla fine, nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni, dopo aver condiviso tutto, 3 se ne vanno, no? Parte di questi 3, e teniamo conto pure i candidati li hanno abbandonati, almeno sì, così. 5 candidati della lista avversaria. Non avevano più riferimento. 5 candidati della lista avversaria appartenevano a gruppi, ai gruppi che ci hanno abbandonato. Quindi, voglio dire, il 40% della lista era formata da persone che facevano parte del nostro progetto e che era un progetto alternativo. La base su cui si è costruita la nostra coalizione era proprio il giudizio severo nei confronti dell'amministrazione di cui faceva parte Gerardi. Quindi giudizio severo che è stato rimarcato in ogni riunione. Noi ogni riunione ci facevamo la premessa, allora concordiamo tutti che siamo, ok, andiamo avanti. Tra l'altro ci sono stati 2 candidati a sindaco che si erano proposti alternativi alla lista Gerardi, alla fine tutti questi se ne vanno, gli ultimi 7 giorni, 10 giorni se ne vanno ed entrano a far parte della squadra di Gerardi. Io in quel momento ho pensato non ce la facciamo anche perché noi già ci siamo. Dica se è vero o no, ha pensato di ritirarsi anche in una fase. No, ritirarmi no, perché ho avuto la spinta di tutti i sostenitori che sono stati stupendi, voglio dire, mi hanno invitato tutti quanti ad andare avanti e io ci sono andato avanti. E alla fine ha vinto. Alla fine ho vinto.
una bella storia, è sì, vero? Sì. Vedevo che ascoltava, perché ognuno non è più semplice. Ognuno si piange il suo, no? La Meloni, lui ha a che fare con i Sainato, i Mammoliti, i Passafaro. No, no, io no, non voglio. Voi avete... comunque io sono un underdog, come diceva la nostra. Un underdog. Allora andiamo a vedere questi dati di Bianco, dai, e lasciamo poi per ultimo Locke. A Bianco è Giovanni Versace, il nuovo sindaco della città, che con la sua lista Insieme per Bianco ottiene il 52,37% delle preferenze. 191 i voti di scarto con il suo avversario Pasquale Ceratti, con la lista Uniti per Bianco che ha ottenuto il 47,63% delle preferenze. È stata una vittoria difficile in un momento cruciale per Bianco, ha commentato a caldo ai nostri microfoni subito dopo la vittoria Giovanni Versace. Diciamo che sapevamo di aver lavorato bene, e ci aspettavamo un risultato del genere, sapevamo. Avevamo la sezione di Pardesca, sapevamo di essere forti, che ci avrebbe garantito una certa tranquillità. E pare che Bianco stia reggendo pure, io onestamente il risultato definitivo non ce l'ho e quindi aspetterei per fare un'analisi dei risultati. No, ma il risultato è finale, insomma. Sì, no, il risultato di Bianco. Cioè, mi pare... Senta, parliamo un attimo di priorità, la prima cosa che le viene in mente da fare. Da domani mattina ci fondiamo in municipio e cominceremo a lavorare subito per affrontare quest'estate. Faremo sicuramente una pulizia del paese, immediata, ha bisogno. Ha bisogno. Una domanda che ho fatto anche al dottore Fortunio, Pardesca ha fatto la differenza. Certo, Pardesca lo sapevamo che erano la nostra frazione, gente splendida, laboriosa, sapevamo che erano dalla nostra parte e si sono confermati. Diciamo che in generale era un momento in cui Bianco doveva rispondere presente e ha risposto presente, come sempre fa nei momenti cruciali di questo paese. Un grande entusiasmo intorno a lei. Assolutamente, dall'altra parte avevamo una corazzata, si era creata una corazzata tutta contro di noi e in parte tutta contro il candidato sindaco. E abbiamo avuto ragione noi. Però le chiedo dove e come ha vinto. Dove? Dove e come ha vinto? Io sono stato me stesso. I toni li ho tenuti sempre bassi, dall'altra parte hanno voluto a un certo punto dare un'accelerata. E Bianco ha capito e ci ha dato ragione. Bravo! Aspetta, lo chiedo anche a lei, una dedica particolare per questa giornata. La dedica è la squadra, sicuramente, alla squadra che ha fatto un lavoro immane. I nostri sostenitori, state vedendo, e poi alla mia famiglia che da 2 mesi che non la vedo. Gianni! 8 i consiglieri per la lista vincente. Francesco Marte, che ha ottenuto 99 voti, Antonio Naimo 137, Claudio Antonio Saporito 104 voti, Pasquale Gallo 86 voti, Gioacchino Criaco 105 voti, Francesco Sinopoli 128, Francesco Macri 133 voti e Domenico Fortugno 185 voti. 4 i consiglieri invece per la lista Uniti per Bianco. Oltre al candidato Pasquale Ceratti, entrano in consiglio Giuseppina Falzea, 95 voti, Filippo Medici, 123 voti e infine Pasquale Pulitanò, 188 voti. E abbiamo raccontato anche Bianco con questa storia del sindaco Versace. Tanto complimenti anche per i suoi fan, ho visto che sono calienti, come sono, si dice. Sono molto calorosi. È stato, insomma, ma quando ci sono le campagne elettorali poi si chiudono sempre così, no? È come il tifo sportivo, alla fine... Peppe, è bello vedere le persone. Io ho visto le persone anche in piazza, no? Oggettivamente, tutti e tre i candidati all'Ocri, avete avuto... un riscontro in piazza di pubblico importante, cioè vuol dire che la gente è scesa in piazza per partecipare, c'è stata molta partecipazione, o sbaglio? È un dato che registro positivamente, come registro positivamente anche il dato dell'affluenza che non vi nascondo mi preoccupava, perché rappresenta un termometro di quello che poi è la vita amministrativa, politica della città, quindi una buona affluenza così come c'è stata, perché praticamente abbiamo riconfermato il dato del 2018, lo registro in maniera molto positiva. E quindi una grande partecipazione, per noi era un test fondamentale, perché comunque venivamo da 10 anni di amministrazione e quindi consideravamo questa tornata elettorale come il test del nostro operato.
E così è stato. Così è stato. E così è stato. Senti, come ti sei trovato a doverti anche, tra virgolette, confrontare con un candidato, per esempio, come, come il tuo ex vice sindaco, diciamo così, sei nato, col quale avete condiviso anche una parte di percorso, un percorso importante, insieme? Ma devo dire che fino a un certo punto abbastanza bene, nel senso che ci conosciamo praticamente... abbiamo, come dici bene tu, abbiamo condiviso 7 anni di vita politica, abbiamo condiviso 7 anni di lotte, di battaglie, di progetti, di idee, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Mi ha un po' sorpreso un po' la deriva finale. Io so che stiamo parlando di una brava persona, di una persona che ha a cuore la città, lui sa perfettamente che anche io ho a cuore la città, abbiamo delle visioni diverse, questo non dovrebbe mai portarci però allo scontro. Io dico che tante idee anche diverse messe insieme possono portare ad una soluzione, invece così diciamo nell'ultima settimana c'è stato un po' di... ecco, non l'ho riconosciuto. Ma lo vedevo dalla sua espressione, anche dal modo in cui da si poneva. Sì, non è il Raffaele sereno che conosco, avrà le sue motivazioni. So che era una partita importante per lui, come lo era per tutti quanti, come lo era anche per Ugo. Devo dirti che mi è dispiaciuto, per esempio, non sentirlo o non ricevere la sua telefonata alla fine delle elezioni. Questo mi ha molto rammaricato, perché dalla Ugo politica... Passafaro ha chiamato. Ugo Passafaro, ci siamo sentiti, sì, mi ha chiamato ieri mattina, è stata la prima telefonata che ho ricevuto, mentre con Raffaele abbiamo avuto modo di vederci poi in sede di proclamazione. Mi sarei, lo dico veramente con... a cuore aperto, mi sarei aspettato e avrei voluto una sua chiamata, mi avrebbe fatto molto piacere. E cosa ha sbagliato secondo te Raffaele Senato in questa campagna elettorale? Perché probabilmente se avete vinto con 2000 voti di distacco voi siete stati bravi, ma qualche errore è stato commesso anche dall'altra parte. Dunque, noi abbiamo puntato su alcuni concetti importanti, chiave. Noi abbiamo parlato di coerenza, noi abbiamo parlato di continuità. Raffaele invece ha voluto impostare, a mio avviso, una campagna elettorale su alcuni temi, attribuendo a noi determinate diciamo criticità che certamente ci sono in città, noi non lo nascondiamo, vogliamo però risolvere queste criticità. Loro hanno soltanto parlato di questi due aspetti. Io penso che la città abbia bisogno di altro, lo dicevo in premessa prima. Noi abbiamo un programma, abbiamo delle idee, abbiamo dei progetti e vogliamo andare a realizzarli. La città non vuole parlare continuamente di Sogert, di dissesto, di bilancio, di cimitero, che sono dei problemi che noi stiamo affrontando, ma vuole sentire altro. Secondo me aver concentrato una campagna elettorale solo su questi due argomenti è stato per loro penalizzante. Tu dici poteva puntare anche su quello che ha fatto insieme a voi, in fondo ci sono stati 7 anni, no? In comune, quindi il problema, qualche parte del merito va anche a lui. Il problema è che quando noi parliamo di continuità viene difficile poi spiegare perché ti candidi contro, e quindi doveva per forza porre l'accento su e caratterizzare la sua campagna elettorale con una parvenza di discontinuità, e capisco la difficoltà nell'impostarla. Però io penso che anche lui poteva dare una visione positiva, una versione positiva, si poteva parlare più di programmi. Io penso che all'interno del programma di Raffaele che ho letto c'era qualche idea che si poteva sviluppare e poteva avere un maggiore appeal sull'opinione pubblica. Invece è stato un continuo, vi posso garantire, di dibattere, l'avete visto qui in questo confronto, diciamo, ci siamo concentrati solo ed esclusivamente su queste due tematiche. Tu avresti voluto sviluppare sicuramente altri argomenti. A me piace parlare di come vogliamo la nostra città, di come la vediamo, di dove vogliamo arrivare, della nostra città moderna, innovativa. Abbiamo lavorato tanto e vogliamo continuare su questo percorso perché ci crediamo. Senti, ieri ho partecipato, scusa che ti interrompo, no. Ieri ho partecipato ad un convegno dove era presente l'arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia. Ci sono alcuni concetti che mi sono rimasti impressi perché ha dato tantissimi spunti di riflessione.
però ha parlato di fiducia, di speranza. Io penso che la nostra gente, le nostre comunità abbiano voglia di sentire queste parole. Non possiamo fargli vedere sempre il problema, il tunnel, non ci vuole positivo. Io sono così, so per mio carattere, ho sempre visto il bicchiere mezzo pieno e mai mezzo vuoto, quindi ho impostato una campagna elettorale, la mia squadra anche, su questi concetti qua. Tu da giovane sei stato uno che insomma ha amato le feste, non ti dico ora di nominare l'assessore al bilancio. L'assessore al bilancio, sei uno che ha amato le feste, sei conosciuto anche perché sei stato molto aggregativo, comitive grandi, eventi importanti che ci sono stati nella città di Locri. Non ultimo l'hai fatto da amministratore, ha voluto continuare con questa tua idea e infatti hai fatto una grande festa. Locri on Ice si è rivelato una, diciamo così, una genialata, nel senso che ha funzionato, una presenza di pubblico, un qualcosa di incontestabile. Nessuno è riuscito a smontarvi questo progetto di Locri on Ice, anzi ve l'hanno, voglio dire, me l'hanno copiato, perché sennò no, lo dico io. Qualche sindaco si arrabbia, però qualcuno ha provato anche a copiarlo. Però ti voglio dire, Locri on Ice si è rivelato una vera attrattiva per la gente, quasi posso dire da eventi cittadini, ma di città grandi, perché noi andiamo nelle città e troviamo la pista di ghiaccio, la festa, le manifestazioni, basta guardarsi intorno ed è così. Ecco, ti senti l'uomo di Locri on Ice, quello che ha dato il guarda, massimo? Guarda, io sono contento di questa domanda. Ho detto sempre che non mi piace parlarne, però se opportunamente stimolato ne discuto. Locri on Ice non è altro, io non ho inventato nulla. Io ho guardato, ho visto, ho viaggiato e vedevo che c'erano questi periodi natalizi nelle nostre città, sia in Italia ma anche all'estero, okay. Che insieme ad un fulcro creato da una pista di ghiaccio, qualche attività, somministrazione di bevande, somministrazione di alimenti, vedevo che c'erano delle aggregazioni importanti. E quindi ho cercato di riproporre nella nostra città una situazione del genere. Venivamo da anni di abbandono totale, io non dimenticherò mai, ho avuto modo già, diciamo, oscurantismo, diciamo così. Ma guarda, io mi ricordo il Capodanno del 2012, per me è stata una pugnalata. Passavo dalla piazza dopo la mezzanotte, Capodanno 2012, sì, Capodanno 2012 nella piazza di Locri, mi vergogno a dirlo, in Piazza dei Martiri, un tavolino di plastica, una bottiglia e 12 persone. E ho detto no, la mia città no. Nel periodo in cui andavano molto le feste all'aperto, anche, perché certo. Prima si andava con i privati, poi sì. È stato un passaggio a un certo punto, sì. Tutti quanti in piazza. Sì, tutti quanti in piazza. Infatti siamo ritornati a far rivivere la piazza. Sono anche felice, Locri on Ice non è soltanto festa, però è tante altre cose, è un contenitore ormai dove ci sono diverse situazioni. Voi avete avuto modo di venire spesso a constatarlo. Diciamo che è stato riempito di contenuti, sì, pomeriggio, sì, per i bambini, famiglie. Ci ha pensato la nostra assessore Bumaga a Locri on Ice Baby. Però diamo spazio alle associazioni, diamo spazio a tutti, facciamo raccolte di quanto ostruzionismo avete avuto? Ma il solito, diciamo, se io prendo le interrogazioni di questi anni mi sembra un copia e incolla, parliamo sempre delle stesse cose. È chiaro che dei disagi vengono creati, vogliamo limitare questi disagi, vorremmo che l'organizzazione fosse perfetta, ma la perfezione è difficile da raggiungere, però siamo sempre andati confrontandoci con le istituzioni, ovviamente verso il rispetto delle regole, perché per noi è fondamentale quello. Però devo dire che ha avuto anche apprezzamento questa manifestazione, se è vero come è vero, che anche altre cittadine limitrofe hanno preso come spunto Locri on Ice. Io, tanto lo sai che parlo in maniera sincera ed esplicita, non sono proprio pienamente d'accordo in un ragionamento di territorio, perché mi piacerebbe che ci fossero varie situazioni. Facevamo prima un confronto, prima di andare in onda, e pensavamo a quanto fosse bello un coordinamento, no? Tra i vari comuni, dove si fa un carnevale unico, ma del territorio, dove i sindaci possono andare d'accordo. Ecco perché i sindaci devono anche coordinare in seno all'assemblea
con il comitato avere delle deleghe precise, ti piacerebbe occuparti di questo? Allora, è un mio pallino, perché io ho partecipato a qualche riunione che in passato si era tenuta, che vedeva riuniti gli assessori agli eventi. Hanno sempre fallito però. E però hanno sempre fallito, perché poi non usciamo mai dai nostri confini, dal pensiamo sempre al campanilismo, e invece dovremmo cercare di allargare questi orizzonti, perché se vogliamo veramente fare una crescita, lo dico sempre, che Gioiosa cresce, il Bianco cresce, il Locri resta giù, non andiamo da nessuna parte. La crescita deve essere omogenea, deve coincidere, e queste situazioni che sembrano banali ma invece generano economia, portano gente, sono fondamentali, le manifestazioni sono fondamentali. E con questo vorrei, ci tengo a precisare, perché poi vengo criticato, non perché uno non deve occuparsi poi dei problemi reali, e delle ma parallelamente famiglie. Ci si occupa. Parallelamente bisogna cercare di generare economia, perché se uno dei problemi atavici del nostro territorio è quello, allora se i locali chiudono non esiste movida, se non esiste movida la città muore. E quindi mi farebbe piacere che condividere con i colleghi un percorso, lanciato un sasso, vediamo se riusciamo a concretizzarlo. E allora andiamo a vedere com'è stata questa elezione di Giuseppe Fontana, che giustamente, da buon sindaco, da buon amante delle feste, ha organizzato tutto non in un palazzo istituzionale ma alla Capannina, dove locale, si sono riuniti tutti gli elettori. Sì. Un maxi schermo, eravamo anche noi nella postazione, e là hanno potuto anche festeggiare in tranquillità senza disturbare nessuno. Inizialmente. Dopo tutta la città. Poi abbiamo disturbato. Poi si è disturbato tutti. Vediamo il servizio, vediamo i dati anche. E Giuseppe Fontana, il nuovo sindaco di Locri, con la lista Tutti per Locri. Un risultato indicativo fin dall'inizio dello spoglio, e che ha visto a tarda serata il risultato definitivo, con Giuseppe Fontana e la lista Tutti per Locri con 3.681 voti e il 57,27% delle preferenze. 1.793 voti ed una percentuale del 27,89% è la lista di Raffaele Sainato, Consenso Civico per Locri, e infine 950 voti col 14,84% delle preferenze Ugo Passafaro con Storia e Progresso per Locri. Abbiamo chiesto fiducia ai cittadini, ha dichiarato a caldo il neo sindaco Fontana, e Locri ha dimostrato la consapevolezza di guardare e valutare. Avevamo chiesto ai cittadini fiducia, avevamo chiesto di essere valutati sui fatti, su quello che abbiamo realizzato in questi 10 anni, e i cittadini hanno visto noi in maniera positiva, e quindi con consapevolezza hanno deciso di darci quella fiducia appunto che avevamo richiesto. Era necessario non disperdere un patrimonio di idee, di progetti che in questi 10 anni l'amministrazione calabrese aveva portato avanti, e su questa strada vogliamo continuare per una crescita continua e radiosa della nostra città. Personalissime sensazioni da vincitore di questa competizione elettorale? Ma insomma, non vi nascondo che sono abbastanza stanco, vengo da 6 mesi di amministrazione a causa della decadenza di Giovanni Calabrese, e nello stesso tempo abbiamo dovuto condurre una campagna elettorale che, come diceva bene lei, per certi aspetti è stata anche abbastanza rude. Approfitto per fare i complimenti alla mia squadra per aver mantenuto i toni sempre abbastanza pacati, per non essere scesi ad un certo livello e non essere caduti nelle provocazioni, anche quando le provocazioni purtroppo hanno preso la strada dell'insulto, e di questo ne vado ampiamente orgoglioso, e sono molto, e sottolineo molto orgoglioso appunto, di tutti gli uomini e tutte le donne della mia squadra. Grande affermazione personale e politica di Domenica Bumbaca, che risulta la prima degli eletti con 745 voti. Questo risultato, ha dichiarato, è frutto di un lavoro di squadra iniziato sotto la guida di Giovanni Calabrese. Dobbiamo lavorare, lo abbiamo detto, lo slogan è stato ancora insieme e ancora insieme. Ci sono tante cose da fare, davvero tante, ma se siamo qui è perché anche insieme a quella che sarà l'opposizione, se i numeri, il trend sarà questo, insieme dobbiamo lavorare, ognuno ovviamente con il ruolo che avrà. C'è da ringraziare qualcuno per questo risultato straordinario che ti riguarda, possiamo dire a questo punto? È quello che dicevo prima, tutti i cittadini. Però permettetemi di ringraziare mio marito e la mia famiglia. Beh.
11 consiglieri per la lista Tutti per Locri. Domenica Bumbaca con 745 voti, Giuseppe Rone 529 voti, Alfredo Cappuccio 532 voti, Roberta Cautela 341 voti, Marco Cavaleri 318, Michi Maio 384 voti, Ornella Monteleone 562 voti, Vincenzo Panetta 338 voti, Giovanni Puro 429 voti, Jessica Romeo con 438 voti e infine Roberta Rupo con 354 voti. Amarezza invece per Ugo Passafaro, che pone l'accento sull'elevato astensionismo. C'è qualche centinaio di elettori in più, speravamo di più per la verità, però c'è da dire che questo è periodo di esami universitari, i giovani non sono scesi, è periodo di scrutini e i professori che domiciliano al nord non sono potuti venire, per cui anche se la fascia elettorale è di 10.000 potenziali elettori, era normale che in un periodo come questo potesse scendere, perché gran parte dei cittadini sono al nord domiciliati, o meglio almeno un 30%, per cui va bene così. Speriamo che i cittadini abbiano scelto con determinazione e abbiano scelto la formula più giusta, poi staremo a vedere gli equilibri politici che si andranno a creare. Oltre a lui entra in consiglio comunale Eliseo Sorbara, ex amministratore, che entra in consiglio con 254 voti. 1793 sono invece i voti per la lista Consenso Civico per Locri con Raffaele Sainato a sindaco. Tre i consiglieri che entrano in consiglio, oltre a Raffaele Sainato, due giovani che si affacciano per la prima volta alla politica. Parliamo di Marco Cutrona con 303 voti e Giovanni Lacopo 356 voti. Non ce l'ha fatta Pino Mammoliti con i suoi 289 voti, fautore del progetto politico denominato Comunità Solidale e che si è proposto insieme a Consenso Civico per Locri per il nuovo. Siamo pronti a ricominciare senza conoscere battute d'arresto su quello che il progetto, il programma portato avanti dalla lista Sainato e da tutti questi giovani che rappresentano la migliore cornice, il miglior talento politico da far valere nelle prossime competizioni elettorali. Pino, che campagna elettorale è stata questa ultima qui a Locri? Ma guarda, io l'ho sempre detto, la lista di Fontana tentava di scimmiottare l'ora legale di Ficarra e Picone. Ancora i locresi hanno questa idea che bisogna rimanere addomesticati e servili verso il potere. Però è chiaro che una presenza, e lo sarà, di Raffaele Sainato più altri consiglieri comunali all'interno del civico consesso non renderà facile la vita né a Fontana né a chi dietro Fontana cerca di mantenere questo status quo. Allora, anche Locri, abbiamo benedetto queste elezioni, è andata a finire così. Dicevamo, il suo avversario non l'ha chiamata. No, il mio avversario, uno dei suoi avversari. Invece a Luca l'avversario, De Pino, non ho avuto questo piacere, diciamo, di aver... Non è arrivata la telefonata. Congratulazioni del mio avversario, ma immagino che lo farà appena troverà un po' di tempo. Quindi arriveranno in consiglio magari. Spero, almeno. Però devo dire che invece i consiglieri eletti con la minoranza ieri erano presenti alla proclamazione, in un clima di assoluta serenità e cordialità, e devo dire che da loro e anche da altri consiglieri anche non eletti della lista avversaria ho ricevuto i complimenti e l'in bocca al lupo. Non avete fatto giunta ancora? Non abbiamo ancora fatto la giunta. Dovrete fare la prima giunta. Io faccio una domanda: il primo atto che sta proprio a cuore da sindaco, metterci la sigla sotto, quale sarà, sinceramente?
Ma ce ne sono tanti. Diciamoli pure tutti, se ce no, ne sono tutti tanti. No, perché sarebbe, sono tanti, tanti. Sarebbe. Io ho detto perché mi è stata posta anche la domanda che classicamente si fa i primi 100 giorni. Credo che sia capitato a tutti, credo che, ai colleghi. Ho detto che proprio perché comunque è un progetto politico in continuità, c'è tanto da fare. Noi abbiamo tantissimo, e di questo abbiamo parlato durante la campagna elettorale, a proposito di contenuti, lo diceva giustamente prima il sindaco di Locri. Abbiamo parlato tanto di opere, di visione futura, ce ne sono davvero tantissime a Gioiosa, io di questo sono felicissimo, solo una decina sono finanziate con il PNRR a proposito di futuro, e io credo che il sindaco di Gioiosa Ionica dovrà insieme a tante altre cose occuparsi prima di tutto di garantire la buona condotta, diciamo, di queste opere, di farlo in modo spedito perché non abbiamo tempo da perdere, e di farlo perché è un investimento che innoverà la nostra comunità non per i prossimi 5 anni ma per i prossimi 20, 30, 40 anni, e io credo che questa è una grande responsabilità che ho io e che ha la giunta che insieme a me amministra. Se dovessi essere ricordato come sindaco, su quale cosa volessi che ci vorresti mettere proprio il marchio? Ma intanto, al di là dei progetti, io mi auguro di poter essere ricordato come sindaco per la rettitudine nei comportamenti che avrò all'interno della mia comunità. Faccio l'amministratore da 10 anni e ho capito che una delle principali qualità che deve avere un amministratore è proprio questo, perché se parliamo tanto di recupero della credibilità per la politica, il recupero della credibilità dei politici, che in un paese come l'Italia, ahimè, non godono di grandissima fama, passa anche da queste cose. Io credo che il voto di domenica e lunedì abbia anche espresso questo, un riconoscimento di questa azione e di questo comportamento come amministratori che abbiamo avuto, che ha avuto Salvatore Fude e che abbiamo avuto noi tutti insieme a lui. E poi essere ricordato però evidentemente anche per quello che dicevo prima, per aver fatto uno sforzo di innovazione e modernizzazione del paese e della comunità. Invece al sindaco Versace, Giovanni Versace, Bianca è un paese che ha bisogno di molte attenzioni, vivendo uno a modo di... No, di ecco, quali saranno le priorità? Qual è, visto che è la prima volta che... amministra, diciamo così, qual è l'intervento che ha sempre desiderato fare, immediato, che si può fare subito? Io quello che vorrei fare ora, in un momento contingente. Io ho visto che parlava dell'estate già, o no? Sì, l'estate sicuramente ci sta a cuore e dovremmo programmarla il prima possibile. L'estate bianchese era un evento riconosciuto in tutta la Locri e anche oltre, attirava numerosi turisti. Ma in questo momento ritengo che a Bianco ci sia bisogno di una quasi una pacificazione sociale, ecco, un po' il tessuto è sfilacciato un po' anche da questa lezione. Da questa lezione non tanto, io spero che da questa lezione possa nascere, perché tutto sommato si contrapponevano due figure rispettabili, due persone per bene che avevano due modi diversi di concepire l'amministrazione della cosa pubblica, però fondamentalmente due persone per bene. Però si veniva sicuramente nel breve da un periodo di commissariamento che di certo ha scollato un pochino il rapporto tra l'istituzione e i cittadini. E poi un periodo precedente che effettivamente da quel periodo forse era iniziata uno scollamento sia con i cittadini, e più volte l'ho ripetuto in campagna elettorale, e sia dalle istituzioni locali, perché Bianco ha vissuto negli ultimi anni un periodo di isolamento, ricordiamo anche in seno all'Assemblea dei Sindaci, non era più quel paese attrattivo, anche per la passeggiata domenicale. Ecco, Bianco, io lo ricordo, nei primi anni 2000 le piazze principali di Bianco accoglievano visitatori di tutte le parti, di tutta la zona della Locride, che venivano anche semplicemente a prendere un caffè, a parlare. Lei conosce bene il territorio, mi pare che lavora anche a Siderno, quindi sì. ha modo di muoversi, di spostarsi. Mi muovo spesso a Siderno, sì. Quindi conosce bene il territorio. Io ho notato la differenza. Nel 2015 Bianco era un paese ancora attrattivo, mentre paesi
come Bovalino, Ardore un po' meno, un paese di passaggio, un paese che con un sacco di problemi, ricordiamo Bovalino era invaso dai rifiuti. Nel primo mandato, soprattutto il secondo è iniziato da poco, di Maesano, voglio dire, Bovalino è cambiata, Bovalino ha un altro volto, Ardore forse ha corso ancora di più, ma anche i paesi interni hanno avuto una rinascita. Bianco purtroppo ha avuto un regresso. Quindi si punta a rialzare la testa? Assolutamente, e riportarlo a quel ruolo che aveva appunto nei fasti di un tempo. Quest'anno ci sarà la festa di Ferragosto? Qual è? Sicuramente ci sarà. Cercheremo i fuochi in mare, mi pare che i fuochi anche in mare, no? Sì, però siamo già in ritardo, quindi dobbiamo cominciare a programmarla, a costituire un comitato che si possa occupare dei festeggiamenti. Non c'è neanche il comitato? No. E purtroppo, ma questo è successo sempre, ogni volta che ci sono state le elezioni c'è sempre stata difficoltà. La politica di mezzo. La politica di mezzo, proprio la politica di mezzo. Però diciamo che ancora il tempo c'è, voglio dire, possiamo programmare, cercheremo di allargare un po'. Era una festa, almeno quella dei fuochi d'artificio, quelle gare pirotecniche, che io ricordo note in tutta la Calabria, era una specialità di Bianco. Sì, assolutamente. Pensare che oggi non c'è neanche il comitato che la organizza fa paura. Abbiamo avuto sempre menzione sui giornali nazionali. Io assolutamente. Bell'articolo sull'Espresso, un altro sul Panorama, ancora ero un bambino. Quindi qui torniamo agli eventi che diceva prima Peppe Fontana, no? Creare un coordinamento per avere degli eventi clou importanti che devono essere assorbiti nel territorio. Quella notte era una notte magica, quella per Bianco. Importantissimo, che serviva anche agli altri paesi. Dei fuochi straordinari in acqua, ricordo. Perché si poteva creare un'offerta di una settimana, di 15 giorni. Cioè, effettivamente se si lavora in rete potremmo un attimo rialzare tutta la zona. L'associazione dei comuni è importante, infatti non vedo l'ora di partecipare perché vorremmo portare pure le nostre idee. Quindi sarà, Peppe Fontana, sarà anche un'occasione per confrontarvi con gli altri sindaci. In fondo qui non siete sindaci di tre paesini, innanzitutto sono paesi della Marina, quindi comunque una popolazione abbastanza elevata. E poi anche paesi di una certa dimensione, anche territoriale, Bianco, Locri, Gioiosa Ionica, che è poi al centro di una vallata importante, c'è l'Unione dei Comuni che sta galoppando, probabilmente presto creerete anche il gruppo, mi pare, il Corpo di Polizia Municipale Unico. Sì, sarà forse il primo atto, comunque uno dei primi sull'Unione dei Comuni, abbiamo fatto la Centrale Unica di Committenza che è un altro passaggio fondamentale proprio nella gestione anche di lavori in un'ottica di valle, e di questo siamo proprio, è nata da poche settimane, comincerà adesso a muovere i primi passi con i primi lavori che sono in capo all'Unione dei Comuni, quindi non ai singoli comuni. A breve dovremmo arrivare anche a fare l'ufficio tecnico comune di tutti i sei comuni della valle. Insomma, c'è una dimensione, e io l'ho detto anche in campagna PNRR elettorale, che è una a proposito di visioni, una delle visioni, a proposito di visione del futuro, vuol dire anche questo. Se ne parlava pure prima, una dimensione ancora più ampia su tanti argomenti. Noi con l'Unione dei Comuni proviamo a fare quasi un'unica città della valle, perché sono oltre 20.000 abitanti dei sei comuni, ed è un investimento strategico da tanti punti di vista. L'ho detto in campagna elettorale, mi fa piacere poterlo ripetere qui, perché crediamo che sia veramente un'innovazione di carattere politico, che io credo ci è voluto un po' di tempo, mi sa che sta maturando in questi anni, però adesso si sta cominciando appunto a camminare in modo spedito, e io credo che i frutti arriveranno anche da questo punto di vista. Anche da questo punto di vista è importante. Peppe Fontana, Locri, che è comunque è una città baricentrica, diciamo così, è nella Locri, è il centro della Locri, senza che ce ne vogliano gli amici di Salerno, che hanno una vocazione prettamente commerciale, però Locri certamente ha un ruolo importantissimo e sicuramente proseguirà anche come attrattiva turistica. Locri è cambiata negli ultimi 10 anni. Io ricordo 10 anni fa sul lungomare a una certa ora c'era quasi il deserto. Dici che venivi solo alle mie feste? Alle tue feste, alle tue feste, qualche annetto dietro anche alle tue feste, con molto, era molto piacevole, perché eri un grande organizzatore. Che poi il trucco qual era? Era avere le grandi comitive, no? Come funzionava? Funzionava in maniera diversa rispetto ad oggi, anche perché parliamo di un'epoca dove non c'erano i social,
e quindi era frutto di rapporti personali, quindi tante conoscenze che quindi ci garantivano poi la riuscita. Era quasi come una campagna elettorale, si andava con i bigliettini, con i volantini e si distribuiva. Oggi è molto più semplice farsi conoscere, sponsorizzarsi, pubblicizzarsi, perché grazie veramente ai social, agli strumenti. Ricordo che all'epoca l'Ocri con quelle iniziative si era proiettata molto in avanti rispetto ai grandi eventi che si facevano nel resto d'Italia. Assolutamente sì. Ballare tutta la notte in spiaggia era una cosa che comunque non è anormale, no. O comunque qui non era consuetudine, era difficile trovare un ambiente giusto per divertirsi. È ovvio che poi le percentuali di incidenti ce ne sono sempre, ma non si può, è come dire ci sono i centri stradali, non viaggiamo, la stessa cosa. Devo dire che se c'è uno dei grandi meriti che riconosco all'amministrazione calabrese, Giovanni in primis, è proprio questo, cioè aver rilanciato l'immagine della città. E l'ha fatto veramente... un'immagine turistica. Anche un'immagine turistica. Che Locri prima non ha mai avuto. No, aveva negli anni, così come ci raccontano, negli anni 70, 80. C'era questo locale, la Playa. C'era un altro, l'unico locale. A Bianco forse, che era pure, o a Bovalino, non mi ricordo, un altro locale degli anni 70 che era abbastanza in voga. Bianco, però devo la Playa dire, e la Calura Roccella erano perché, i tre punti di riferimento. Lido Flora, perché dico che è importante un'amministrazione, perché è importante la positività, l'ottimismo? Perché generi questo anche nei cittadini e anche negli imprenditori, anche nei piccoli imprenditori, che hanno voglia poi di investire. Cioè io ho visto in questi 10 anni sorgere un'attività. Mi pare che il privato abbia dato, messo certo, il suo, no? Certo, assolutamente. Il lungomare ha preso un altro aspetto. Cioè io ritorno indietro di 20 anni, il nostro lungomare, pur nella sua, passatemi il termine, bruttezza, perché a me non piace per niente quell'ammasso, diciamo, stiamo lavorando per... Quindi state pensando anche sì, di fare... abbiamo già avviato la progettazione del nuovo lungomare. E, sarà un water e ci siamo, sì, abbiamo diversi, diciamo che l'abbiamo diviso in diversi tronconi, abbiamo Città del già Mare, abbiamo Città del Mare già finanziato, poi stiamo lavorando alla progettazione grazie ai fondi del PNRR sul lungomare esistente, quindi verrà tutto riqualificato e abbiamo affidato la progettazione anche tra gli altri a uno studio internazionale che è quello di Carlos Ferrater di Barcellona, uno studio. Quindi vi aspettate un design tutto innovativo? Ci aspettiamo che sia un collegamento con la nostra storia, che ci sia un collegamento armonico con la Magna Grecia, perché noi abbiamo la città moderna e la città antica che devono essere ravvicinate. Però dicevo, questo rilancio dell'immagine lo riscontri nel sorgere delle nuove attività e quindi tu oggi hai un movimento che prima non avevi. Non siamo appagati, vogliamo fare di più, perché abbiamo la cultura del bello, perché vogliamo il decoro urbano, ci teniamo che le città siano pulite. È inutile, parliamo di turismo, se poi le nostre città si presentano così quasi abbandonate. Dico una cosa che mi è rimasta... Ma possiamo dire tutto che la campagna elettorale è finita? No, dico un'altra cosa che mi è rimasta sempre impressa. Ricordo la manifestazione, ricorderai anche tu, la manifestazione di Libera. Certo. Quando venne il Presidente della Repubblica? Sì, quando venne il Presidente della Repubblica ci fu quella sfilata. Io non dimenticherò mai un ragazzo, penso fosse di Vicenza, intervistato, che disse, ma gli chiesero qual è la cosa che ti fa più impressione. Ma io non capisco perché in questa città non ci sono i marciapiedi. Cioè, capito? Cioè, allora dico, un ragazzino... La cosa più banale. Dico, quale turismo vogliamo fare? Quale prospettive vogliamo dare? Che ha colpito quell'intervista? Sì, perché è una verità, poi. Molto. Ce l'ho sempre fissa nella mente. Quindi, secondo me, dobbiamo lavorare molto da questo punto di vista. Quindi, molto urbanistica. Urbanistica, decoro, la cultura del bello, poi. Fatta le cose in un certo modo, non tanto per farlo. Quindi puntare sugli eventi, su quello che possono essere. E poi mi pare di capire che tu sei molto aperto all'iniziativa del privato, cioè nel senso coinvolgimento totale del privato. Guardi, anche perché il comune non ha la possibilità di organizzare, non ha gli strumenti neanche. Può aiutare, finanziare, come si dice, agevolare, però poi è il privato che deve metterci le mani in tasca. Ti faccio l'esempio della... Ed avere un ritorno naturalmente. Certo. Ti faccio l'esempio della settimana scorsa. Noi abbiamo dato il patrocinio per una manifestazione, Planteria Festival. Sì. Che è stato un insieme di mercatini, di musica, una domenica scorsa. È iniziata questa manifestazione la mattina, si è conclusa la sera. Migliaia di persone.
Non abbiamo, noi abbiamo solo il patrocinio, diciamo, morale. Morale, senza soldi, diciamo. Senza, che è quello che i comuni senza hanno soldi. Spesso. Sì, perché vuol dire mettere a disposizione una transenna, o un palchetto, parliamo di nulla. Fatto dai privati. E noi questo dobbiamo continuare a fare, cercare di invogliare, stimolare questi ragazzi. E dobbiamo fare tutto il possibile. Questi sono solo alcuni aspetti, ma ce ne sarebbero tanti altri da trattare, forse per problemi di tempo non lo possiamo fare. È un bello spaccato però, questo che sta prendendo fuori. Dopo c'è stato pure Magnaloc, mi pare il Gal, sì, altre iniziative. Gal. Ma guarda, le sinergie, dicevamo prima, le sinergie servono, sono necessarie. Sono necessarie le sinergie tra comuni, sono necessarie le sinergie tra associazioni, perché poi comunque insieme si produce bellezza, ricchezza, idee, si produce tutto. Quindi la politica può solo appoggiare e sostenere. E deve farlo. E deve farlo. Quindi impegneremo anche l'assessore regionale. Certo, è il nostro punto di riferimento. Intanto abbiamo congelato questa galleria della Limina che era una iattura. Se dovesse, sicuramente a settembre bisognerà ragionare, credo che Giovanni Calabrese, lo voglio dire pubblicamente perché ci ho parlato, lo farà con i tecnici ANAS, con i dirigenti ANAS, perché comunque una chiusura è da scongiurare anche a settembre, per chi lavora, per chi è pendolare. L'unica ipotesi sarebbe quella di allungare i lavori, anche farli magari in notturno, però dare l'opportunità di giorno, almeno per il discorso di spostamento, perché ormai, lo dicevano anche i sindaci della Piana di Gioia Tauro, siamo conurbati, cioè la Locride va, viene, e viceversa la Piana. Io vorrei mandare poi io la giro, questa non so se ti farà arrabbiare Fontana. Ma perché mi fai arrabbiare? Io voglio stare sereno, sono venuto però, qua, mi hai promesso che mi farei stare in pace. No, invece vorrei mandare una vignetta, ora gliela giro alla regia, che è molto simpatica, quella con Bossog, a me è piaciuta tantissimo. Io non so se l'hanno vista, però è piaciuta persino all'assessore regionale, che insomma è stato descritto come Bossog. Però vorrei farla vedere, io ora la trovo e poi la mando alla regia, la regia la manderà in sovraimpresa, perché la commentiamo, perché è veramente simpatica. Avevamo concordato insieme agli altri candidati, in un momento ci sono stati anche simpatici, piacevoli e simpatici, avevamo concordato di fare una raccolta di tutti questi meme, adesso si chiamano meme, no? In termini moderni, perché ce ne sono stati davvero tantissimi e simpaticissimi, Giuseppe. È la parte carina della campagna elettorale, non so se nei vostri paesi cittadini è accaduto pure, da noi è stato un continuo. Allora, è vero Giuseppe? Diciamo che bisogna essere, come si dice, propensi anche all'ironia quando è fatta carina, ma anche perché i sindaci siete personaggi pubblici, quindi anche nel... diciamo queste cose non offendono. Queste cose non offendono. La regia ce l'ha già, io l'ho girata alla regia, ma fra poco la manderemo. La mandiamo, tanto ormai ha fatto il giro dei social, ha migliaia di visualizzazioni. Io ho una cinquantina che ti posso girare se vuoi. Anche più belle di queste, sì. Noi non gli mettiamo per i dialoghi. Per me il top è quella di Ugo. I Borgia. I Borgia, quella. Lo sai, le sue radici sono... Sì, quella non l'ho vista. Bellissima, ma ci sono alcune che sono fantastiche. Ecco, la campagna, il dopo campagna elettorale dovrebbe essere anche questo. Sì, ma certo. Cioè, sdrammatizzare con simpatia di quello che poi sono i progetti. Io vedevo il sindaco di Bianco, quando parlavamo di Locri, eccola qua. Sì, stupendo. Allora, non so se la regia vuole zoomarla per far capire bene. No, ma si capisce che siamo io, Giovanni Calabrese. Che quello è Peppe Fontana, si capisce benissimo. E soprattutto che quello è Giovanni. Eccola, abbassiamo un po', ecco perfetto. Diciamo che è stato un artista chi l'ha fatta. Sono pieno di questo. Ho il telefono in vaso. E diciamo che è stato un artista perché chi l'ha fatto, insomma, ha colto il dialogo. Poi io ne ho trovate tante con i fumetti, però quelli non li mandiamo perché lì ognuno attribuiva la galleria alla Limina, altre situazioni. No, carina. Però questa così l'abbiamo immortalata e ci abbiamo anche scherzato, perché è giusto anche fare questo. Io vedevo, quando parlavamo prima, il sindaco Giovanni Versace annuire, specialmente sul discorso delle iniziative. Parlava Fontana del bene iniziative. Ecco, lei ha già pensato qualcosa per Bianco, sta immaginando qualcosa che possa ridare vitalità. Sappiamo che i soldi sono pochissimi, sono comuni che sono stati in dissesto, che stanno per ricadere in dissesto. La situazione è chiaro che... No, Bianco in dissesto no, anzi, l'amministrazione precedente ha avuto il merito quantomeno di evitarlo.
però abbiamo avuto un impoverimento dal punto di vista economico sicuramente. Negli ultimi 7-8 anni abbiamo perso la caserma della Guardia di Finanza, non abbiamo più una Guardia di Finanza che era, voglio dire, un presidio storico a Bianco. Abbiamo perso ultimamente, l'anno scorso, una filiale storica della vecchia Cassa del Risparmio, alla quale io ero pure legato perché ci ha lavorato mio padre un bel po' di anni, ed era una filiale, che l'unica filiale di banca, che era un richiamo poi per tutto il comprensorio, perché tutta la Vallata La Verde, essendo l'unica banca presente nel comprensorio, tutti quanti si riversavano. A proposito di Vallata, lì com'è la situazione? State lavorando come lavora Gioiosa? Pare. No, di questo non si è mai lavorato, purtroppo credo che, almeno credo, è così, voglio dire, alla fine... Diciamo che lì è ricco di... c'è una zona ricchissima, bellezza spromontanea, preaspromontanea, meravigliosa, il parco... Cioè, va coniugato assolutamente. Un turista, mare e montagna. Mare e montagna in un percorso così breve... Poi non esiste da nessuna parte. Ci sono un sacco di percorsi pure enogastronomici, ci sono un sacco di aziende anche vitivinicole. Quindi si proverà a puntare anche su questo. Assolutamente, bisogna migliorare prima possibile i percorsi rurali, ci sono alcune zone agricole che non sono raggiungibili. Bisogna attivarsi a 360 gradi e Bianco deve essere il riferimento sicuramente di tutti questi paesini. Ci sono quattro paesini ai piedi dell'Aspromonte che, voglio dire, si riversano su Bianco. Tutta la Vallata La Verde. C'è un paese come Africo che, pur essendo, voglio dire, un paese, diciamo, quasi di mare, mezzo molto un paese, vicino, voglio dire, per dimensioni quasi... È uno dei più estesi della provincia di Reggio Calabria, perché ha due... alla parte della montagna, però è come estensione territoriale. È un comune che, voglio dire, tutto sommato ricade amministrativamente nel suolo di Bianco. Voglio dire, il comune di Bianco è sia a nord che a sud di Africa. Sì, perché è diviso in due pezzi. C'è solo l'area amministrativa. È diviso in due pezzi. Paradossalmente c'è un pezzo di comune che dentro il comune di Bianco, diciamo così. La Scogliera, per esempio, è la Scogliera è bianco. È bianco. La Scogliera che non dopo è Africa, è bianco. Quindi sì, Africa è un pezzo a mare vicino alla Scogliera. Africa arriva a mare o no? No, sì, arriva a mare, però ma non dopo Africa. Dopo la Scogliera è bianco. Dopo Africa è bianco. Dopo Africa è bianco. No, a Bianco. Ma dentro il territorio di Bianco so che c'è una macchia, diciamo, che sarebbe territorio di comune di Africa, dentro il comune di Bianco. Sì. Quindi senza soluzione di continuità, scollegato. Cioè a sud Bianco, sì, a ovest Bianco, a nord Bianco e a est il mare, voglio dire. Dopo Bianco c'è di nuovo Africa a salire. E poi Africa è sopra Bova, perché c'è sopra Bova, l'altra parte territoriale Africa, di Aspromonte, è una cosa ingestibile come territorio. No, assolutamente. Tra l'altro, voglio dire, mancano un sacco di servizi ad Africa, e quindi noi attiriamo poi, voglio dire, gli abitanti di Africa si servono, voglio dire. Beh, questo è positivo perché c'è l'utenza. Assolutamente. Bisogna solo mettere a frutto questo utenza. Bisogna mettere a frutto, Bianco si deve mettere a capofila di tutta quest'area e faremo grande sicuramente tutto il territorio. Noi siamo arrivati alla fine, è passata quasi un'ora e mezza, così, quindi per questo non abbiamo fatto la promessa di un'ora, perché sapevo che poi sarebbe un'ora e mezza. Non la potevamo rispettare. Sì, allora... poi è volata, perché comunque gli argomenti sono piacevoli. Ma è piacevole anche perché io penso che i cittadini hanno scoperto un aspetto diverso di voi sindaci che andate a sinistra, che in genere in campagna elettorale non si ha il tempo di parlare di queste cose, perché bisogna parlare di altro, ci sono più gli sconti, invece ora è stato un momento anche per capire come l'ha pensato tante cose, anche altri vostri colleghi ora immagineranno che molti vi siete conosciuti qua, mi pare voi per la prima volta vi siete visti. Ci siamo sentiti ieri. Ci siamo sentiti ieri. Di persona la prima volta qua forse. Sì, ecco, sì. Quindi questo è stato anche un modo per così, per ripartire. Io dico che la Locride è con voi tre, mi consiglio di dirlo, parte con un motore ancora più forte, perché vi ho conosciuto e lo dico con molta tranquillità, siete persone che insomma darete tanto per il territorio, quindi ecco, è importante che si vada verso questa direzione. Io dico che la politica a volte va messa anche da parte, quando ci sono gli interessi comuni, e bisogna essere anche trasversali, perché abbiamo visto provenienza di destra, provenienza di sinistra, nessuna provenienza perché ci sono messi tutti contro, quindi voglio dire... quindi il però senso... ho votato alle primarie. A PD. Quindi i voti se li sono presi, i suoi voti, il suo euro si sono presi.
No, vabbè, ormai è passato tutto. È passato tutto, vabbè, però... Ricostruiremo che... pure con loro, voglio dire, dai. Ma credo che sia giusto, poi alla fine... Anche perché siamo tutti brave persone, voglio dire, alla fine... E oltretutto il sindaco è di tutti. Assolutamente. Di tutta la cittadinanza, maggioranza e opposizione. È ovvio che i cittadini che hanno votato... o hanno votato anche l'opposizione, si aspettano sempre dalla maggioranza ora che vengono amministrati e gestiti bene, quindi sindaci di tutti, non si può essere sindaci del 60%, 70%, si è sindaci di Locri, di Bianco, di Gioiosa, al di là delle schermaglie, quindi è importante guardare oltre. All'estate alle porte, noi, lo dico anche ai nostri telespettatori, la prossima settimana parleremo di sanità. Abbiamo delle immagini e anche dei fatti non tanto belli, purtroppo non possiamo essere sempre positivi. Peppe Fontana, certo, c'è l'ospedale che merita grande attenzione, noi la terremo alta questa attenzione, e abbiamo quindi avremo anche delle sigle sindacali importanti che tirano fuori dei fatti che non sono tanto belli all'interno delle strutture sanitarie. Parleremo di questo, ma poi dall'altra settimana ancora parleremo di arriva l'estate, parleremo di scariche a cielo aperto, parleremo dei depuratori che non funzionano e che bisogna starci molto attenti anche per voi amministratori, perché poi vi prendete gli avvisi di garanzia, perché si sa come funziona. La cosa più semplice. Sì, è facilissimo prendersene per un depuratore non funzionante, quindi cercate, se non riuscite a gestirli, di darli in gestione a una società che sia in grado di farlo. Lo so che a volte le parole sono semplici, però è così, perché molto spesso i comuni per anni hanno lasciato i depuratori così, con un vigilante, stop, senza fare manutenzione, e poi finisce come finisce, che tutto quanto finisce a mare. E quindi i turisti scappano. E torniamo al ragionamento di prima. Torniamo al ragionamento di prima, si blocca l'economia, si blocca l'attività, è un peccato, perché prima il sindaco diceva la scogliera di Bianco, è meravigliosa. Quando si scattano delle foto lì, in quel fondale... Piacerebbe dire la scogliera della Locride. Scogliera della Locride, perché è l'unica scogliera che c'è qua sul territorio. Quindi quanto sarebbe bello organizzare dal Porto delle Grazie un percorso in barca fino alla scogliera, fare i giri e ritornare. Cioè abbiamo queste potenzialità, sfruttiamole. Però, come diceva Giuseppe Fontana, ci vuole sinergia. Assolutamente. Cioè bisogna parlarsi, perché se non si parla, no? Non avviene nulla. Locride è un entroterra straordinario, a Gerace su... come si fa a dimenticare Gerace? Cioè, Locri diventa un punto di passaggio importante, quindi da questo punto di vista bisogna veramente aprire le prospettive, e correggetemi se sbaglio, viaggiare molto, perché chi viaggia vede e porta mente, il meglio, apre la mente, molte cose che si vedono fuori, a volte basta solo importarle. Lui è un grande viaggiatore. Mai come suo suocero. Suocero è imbattibile. Mai come suo suocero. Con lui siamo stati, lui è sempre premiato da tutte le compagnie aeree. Siamo stati a Bruxelles proprio di recente e abbiamo visto i mercatini di Natale a Bruxelles, e il funzionamento è identico in tutto. Mercatini straordinari nel cuore di Bruxelles, con enogastronomia tipica. Ovviamente lì c'erano le ostriche, c'erano il pesce che cresce a quelle altitudini, a quelle latitudini, però il principio è sempre lo stesso: pista di pattinaggio. Quindi voglio dire, a volte basta copiare. Non ho inventato nulla io, basta copiare bene, lo diceva Farinetti. No, dice sempre: io non ho inventato nulla, Italy. Io non ho inventato nulla, io ho solo copiato bene. Grazie a Luca Ritorto, sindaco di Gioiosa Ionica. Grazie a Giuseppe Fontana, sindaco di Locri, grazie al neo sindaco di Bianco, Giovanni Versace, grazie a voi cari telespettatori che ci avete seguito in questo momento. Appuntamento a mercoledì prossimo sul canale 76 del Digitale Terrestre in tutta la Calabria, ma chi ci segue da fuori, e sappiamo che siete anche in tanti, quindi per chi ci segue da fuori basta andare sul sito www.telemia.it in streaming, tranquillamente potete seguire la nostra programmazione lì nella regia. Grazie al regista e ai tecnici, a tutti. Grazie.